Quella che noi chiamiamo oggi Repubblica dell'Ossola è stata una delle zone libere della Resistenza italiana. Questa zona libera, che è stata chiamata dopo Repubblica dell'Ossola, si caratterizza però per qualcosa di differente rispetto alle altre, e questo è legato anche alla sua collocazione geografica, perché l'Ossola è praticamente un triangolo di territorio italiano inserito nella Svizzera. Proprio dalla Svizzera, durante 40 giorni di libertà, sono arrivati antifascisti italiani che erano riparati nella Confederazione e che hanno poi avuto un ruolo molto importante nell'Assemblea Costituente, nei parlamenti della Repubblica Italiana e nei governi successivi. Un nome per tutti, Umberto Terracini, che è stato segretario della Giunta Provvisoria di Governo, in questa sala storica redigeva i verbali, poi è diventato presidente dell'Assemblea Costituente. C'è da dire che l'attività della Giunta Provvisoria di Governo non è stata solo quella di gestire un territorio liberato nell'ordinaria amministrazione, ma hanno guardato oltre, hanno guardato a quello che doveva essere lo Stato democratico italiano. Si può dire che in un certo qual modo abbiano anche anticipato lo spirito della Costituzione. Si può dire che in Assemblea Costituente un po' di questo vento ossolano, vento di libertà, è stato portato anche a Roma. All'interno di questa giunta provvisoria di governo c'erano uomini, ma anche donne, penso a Gisella Florianini, che erano commissari, che avevano valori, principi, idee diverse, erano espressioni di partiti diversi, ma lavoravano insieme per il bene comune. C'è anche da dire che c'è stato un grande attenzione al rispetto delle persone, al rispetto anche degli avversari, questo proprio in contrasto con quelli che erano i metodi del nazifascismo. E c'è stata molta attenzione anche al rispetto delle regole, il fatto di stabilire delle regole che valessero per tutti. E questo ci può anche confermare che non sono stati solo 40 giorni di libertà, ma anche 40 giorni di legalità. Qui dal 9 settembre al 22 ottobre del 1944 si insediò la Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Come potrete notare, eccezionalmente, in questa sala non c'è il ritratto del Capo dello Stato, ma il ritratto di Ettore Tibaldi. Ettore Tibaldi fu un illustre medico che venne chiamato dalle forze partigiane a presiedere la giunta provvisoria delle valli ossolane che resistettero all'oppressione nazifascista. Festa lì a Montecristese, una festa patronale a Montecristese il 15 agosto. E abbiamo deciso di andare solo alla festa. Mentre stavamo solo alla festa, al pomeriggio, è arrivato giù i partigiani che erano su distanza a Cravariola. E allora, come sono arrivati giù, invece di... eravamo in 5 o 6, ci siamo aggregati ai partigiani. Canobbio era stato liberato il 2 di settembre, però al 9 erano rientrati i fascisti a Canobbio. Noi alla sera ci ha portati in Canobina, eravamo una settantina con due camion, e ci siamo alloggiati all'osteria del Ponte di Falmenta alla notte. Tanto ci sono le postazioni della Battista più avanti, hanno detto. Il mattino fortuna vuole che uno esce per urinare e incappa in due o tre partigiani che stavano scappando. Però loro non sapevano che noi eravamo dentro lì. E abbiamo fatto in tempo ad andare su per i tornanti di Falmenta, che quando è arrivato su erano già stati attaccati loro dalla folgore. Quando sono arrivati su li abbiamo presi dentro. Noi di qua e l'altro di là, quelli della Battista, abbiamo fatto 17 prigionieri
il comandante era stato ammazzato e i diversi morti. Io sono sempre stato convinto di aver fatto la cosa giusta e sono ancora convinto adesso. Ma la gente al tempo della liberazione dell'Ossola erano tutte con i partigiani. Sì, sicuramente era sicuramente positiva la scelta, solo che non so poi con tutti i morti che ci sono stati se valeva la pena di farlo. Sono in terza classe elementare. Maestra Pierina Invernizzi, una, come posso dire, una sfegatata fascista, pretendeva che tutti i suoi alunni, eravamo in 23, una pluriclassi di 23, tutti i suoi alunni fossero tesserati al partito fascista. Non è finita lì perché a giugno, quando siamo andati a ritirare la pagella, in grande, bene in grande, è scritto bocciato. Ha fatto ripetere la terza classe perché Pater Renato non aveva pagato la tessera del partito fascista. Da quel momento in me è scattato qualcosa, è scattato, non so, una rabbia, un qualcosa che allora non ho dimenticato ancora neanche adesso. Sì, e poi dopo in montagna, Quarna, in Valestrona, si organizzano dei gruppi partigiani, si comincia a parlare, qui in paese c'erano sti ragazzi, ma non è che si parlavano di partigiani. Però a Quarna c'era già il capitano Beltrame, poi dopo c'era Pippo Coppo, in Valsesia c'era Muscatelli. E mia sorella mi dice, devi andare lì dal parroco, Don Rossi, che ha detto che ha bisogno di parlarti. E sto parroco mi dice, ma te vai ancora a portare le capre e le pecore in giro fuori per il bosco così a pascolare? Sì, certo, quando non può il mio fratello, che non sta bene il mio fratello, vado io a portarlo. Senti, te andresti a accompagnare due persone fino a sopra Gravellona, a Granerolo? E allora dico, ma io senza sapere cosa facevo, dove andavo a finire, così bonariamente ho accettato, così un ragazzino ho accettato. E mi dice, senti, domani mattina dovresti andare a accompagnare questi due persone. Poi dopo, alla mattina, me lo sono trovati lì, quelli inglesi, pirungone alto 2 metri, vestiti in divisa. Io sono rimasto lì, militare, ho cominciato. 3 giorni dopo tutti sapevano quello che Renato Patera faceva. Lo sapevano tutti, tutto il paese parlava. Per me l'esperienza della resistenza è stata meravigliosa, l'esperienza della resistenza. E sarei disposto, così a parole, a ripeterla.